Ciao amici di Gorizia TV, ecco qua, sono alla 15ª sagra di San Rocco di Lucinico con la festa dei danzarini per i loro 95 anni di attività. Dovete ringraziare anche Pino il Biondino, perché è grazie a lui che mi ha chiamato. Ecco qua, siamo alla festa del centro parrocchiale. E sono venuto a questa sagra che mi sono ricordato che l'ho filmata tantissimi anni. Vediamo un po' la festa, andiamo a vedere. Devo salutare la grandissima Valentina, la responsabile. 15 anni quest'anno che non fanno lo sono questa bellissima festa. A rintracciarlo poi con la mia vista, capirai. Salutiamo anche l'altro responsabile. Allora, adesso tra poco intervisteremo la grandissima responsabile Valentina. Saluto, ecco, salutiamo anche Yolanda e sua figlia. Eccola. Ciao. 1, 2, 3, abbiamo Valentina, la responsabile. Quanti anni sono che fate già questa? Quest'anno 15. Mamma mia! Ma io mi ricordo che almeno 10 anni fa un paio di volte sono venuto a fare un servizio. Allora cosa diciamo? Chi ci sarà questa sera? Allora, questa sera festeggiamo i 95 anni del gruppo dei danzerini di Lucinico. Ecco. E ospitiamo molto volentieri alla nostra festa perché fanno parte del nostro paese e quindi, insomma, anzi sono la storia del nostro paese, sì. Quindi volentieri vi ospitiamo qua questa sera. Cosa vuol dire? Quanti giorni state fate la festa adesso? Questa sera è la prima serata. Concluderemo il 18. Faremo solo uno stop il giorno di Ferragosto, però tutte le sere siamo qua. Perciò diciamo a tutti gli amici che ci guardano che possono venire qua, che c'è tranquillamente, ci sono dei bei, che dopo io andrò a filmare anche i vostri cuochi un attimo, sì. No? Così così vedono come che lavorano, no? Sì, lavorano molto bene, si mangia molto bene e insomma sono sempre tutti soddisfatti, quindi e questo contenti. È buono. Bene, allora cosa diciamo agli amici? Vi aspettiamo. Certo, grazie Valentina. Grazie e senti, buon lavoro a te. Grazie. Ciao. Eccoli qua. Ciao giovanotti. Buon lavoro! Avete visto come che corrono? Visto come che lavorano? Guarda qua come che corrono! Eh? Ah, aspetta, andiamo a trovare anche quello! Andiamo a trovare! Eccoli qua! Mancava voi due, voi tre! Salutiamo anche la dolcezza! Eccola la dolcezza. È lui che lavora, guarda qua, per l'aria, È l'unico che lavora, Gadito, eh? Le gemelle Kessler, eccole qua. Bellissime. Vai, buon lavoro, Grazie. Ciao. Ciao giovane. Fatto, hai visto? Hola. Buon lavoro, giovani. Eccoli qua. Aspetta, non ho sentito bene, com'è? Eccola là. Ciao. Grande. Ecco le danzerine di Lucinico. Ed ecco il papà. Guardate un po', c'è il papà. E la mamma? Mamma è via. Ecco, bene. Sai che c'è? Oh, domani. Ciao. Ecco. Salutiamo la dolcezza. Ciao. Eccolo, eccola. Vediamo, ciao. Salutiamo anche il papi. Eccolo il papi. Eccola lì, ciao. Ecco le dolcezze. Salutiamo anche il Richard Gere, guarda. Vai che facciamo una panoramica. Una fila veramente tremenda.
poi là. Salutiamo la Daniela, la coordinatrice dei danzerini di Lucinico. Ciao Franci! Ciao! Questa è la Laura. Boris, agli organizzatori della Sagra di San Rocco che ci hanno permesso di aprire questa giornata di festa qui in paese con il nostro spettacolo, ma anche tanti amici dei gruppi presenti sul territorio regionale che vedete qua attorno, che partecipano tutti con una rappresentanza. A testimonianza proprio di questa amicizia, con qualche gruppo in particolare, chiamerei qui con me sul palco un'amica di un altro gruppo, Federica del gruppo di Pasian di Prato, che mi aiuterà questa sera nella presentazione della serata. Ciao Fede, buonasera! Ben arrivata, così come a tutti i nostri amici. Hai visto qua che bel pubblico abbiamo qua a Lucinico? Sì. Innanzitutto buonasera e benvenuti a tutti. Beh, insomma, Sara, che dire, mi hai preso un po' in contropiede. Io ben volentieri ho accettato di affiancare Sara, prima di tutto come amica e poi come componente storica del gruppo di Lucinico, come d'altronde lo sono anch'io, insomma. Noi ragazzi degli anni 2000 abbiamo fatto un bel po' di avventure insieme, un po' in giro per il mondo. Ti faccio una domanda, ma il folklore anche a te ha portato a girare per mezzo continente, in giro per l'Europa e non solo? Posti che non avremmo neanche fra l'altro mai potuto raggiungere se non da turisti. Con il gruppo riusciamo ad entrare nel vivo dei paesi, nel vivo delle comunità che ci ospitano, e questo è il valore aggiunto di non fare un viaggio di quelli organizzati, ma di vivere sul territorio. Tra l'altro, Boris, agli organizzatori della Sagra di San Rocco che ci hanno permesso di aprire questa giornata di festa qui in paese con il nostro spettacolo, ma anche tanti amici dei gruppi presenti sul territorio regionale che vedete qua attorno, che partecipano tutti con una rappresentanza. A testimonianza proprio di questa amicizia, con qualche gruppo in particolare, chiamerei qui con me sul palco un'amica di un altro gruppo, Federica del gruppo di Pasian di Prato, che mi aiuterà questa sera nella presentazione della serata. Ciao Fede, buonasera, ben arrivata, così come a tutti i nostri amici. Hai visto qua che bel pubblico abbiamo qua a Lucinico? Innanzitutto buonasera e benvenuti a tutti. Beh, insomma, Sara, che dire, mi hai preso un po' in contropiede. Io ben volentieri ho accettato di affiancare Sara, prima di tutto come amica e poi come componente storica del gruppo di Lucinico, come d'altronde lo sono anch'io, insomma. Noi ragazzi degli anni 2000 abbiamo fatto un bel po' di avventure insieme, un po' in giro per il mondo. Ti faccio una domanda. Ma il folklore anche a te ha portato a girare per mezzo continente, in giro per l'Europa e non solo? Posti che non avremmo neanche fra l'altro mai potuto raggiungere se non da turisti. Con il gruppo riusciamo ad entrare nel vivo dei paesi, nel vivo delle comunità che ci ospitano, e questo è il valore aggiunto di non fare un viaggio di quelli organizzati, ma di vivere sul territorio. Tra l'altro, sì.
quattro bambini, venite voi. Federico, Emma, Vanessa, Marta, questo lo conosco, Giulio, questa Cecilia, Doralice, Freya, Annika. Bravissimi, e in più non ci sono stasera, ma perché sono impegnati altrimenti, ma c'è anche Sibilla, Lorenzo, Giorgia, Lidia, Elena. Complimenti davvero ai bambini e anche alla maestra, perché tutti con il loro impegno hanno potuto farci passare questi bei momenti insieme. Bravissimi bambini. Il presidente. Allora, buonasera a tutti e un breve saluto, perché siamo qui per giocare assieme, per divertirci assieme. Anche per questo abbiamo voluto essere presenti nella festa dei borghi, per divertirci un po' con tutto il paese. Abbiamo avuto anche la fortuna che i gruppi folkloristici della regione hanno aderito a questa iniziativa, a questa nostra richiesta, così potremo divertirci ancora di più e presentare le cose migliori. Il ringraziamento va comunque dato all'amministrazione comunale, che ci è sempre stata vicina anche negli eventi che sono stati ricordati già in premessa e che abbiamo già avuto modo di presentare. Io mi fermerei qui e darei la parola all'amico Maurizio. Grazie Gianni. Mi sono adesso a casa, no? Quindi, a parte questo, innanzitutto porto il saluto del sindaco di Gorizia, il dottor Rodolfo Zibarna. Ero con lui fino a prima di arrivare qui, quindi si è raccomandato di portare questo saluto caloroso a un gruppo per il 95esimo di attività di questo gruppo. Dopodiché questa realtà è di Lucinico, è nostra, quindi dobbiamo volergli bene. È la realtà che ha fatto conoscere Lucinico in tutto il mondo, anche se Lucinico la prima volta è stato nominato il 3 aprile del 77 come unico paese, unica villa di tutto il Friuli è stata nominata Lucinico, però comunque ha avuto la gran volevo dire che certamente dobbiamo volere bene noi lucinichesi a questo gruppo, perché questo fantastico gruppo, perché continuerà a portare fuori il nome di questo paese. Qui fra i tanti presenti vedo Livio Vidoz, che mi ha preceduto la presidenza di questo gruppo, che avrei piacere venisse qui un attimino anche lui. Livio, vai con lui un attimo, dai. Ti ha fatto la storia al gruppo, cioè tu, dai, vai con lui. Anzi, 17 anni. Dai. Parola, ho già parlato troppo io. Mi raccomando ragazzi, stiamo vicino a tutte le associazioni di questo paese, perché sono una ricchezza, sono quello che servono per la continuità. Questa sagra qui non si farebbe se non ci fossero le associazioni. Grazie a tutti voi di essere presenti e continuate ad essere presenti, vicini a tutti ancora. Parla tu Mattarà adesso, al pubblico. Fa gira così. Beh, vi ringrazio questa sera, è uno spettacolo veramente da vedere. Speriamo che ecco. Comunque Adon Moris, grazie intanto di averci ospitato e Gianni, Maurizio, un saluto anche per il sindaco che non c'è questa sera, ma lo ricordiamo sempre, ecco, quello che ci ha dato e ci sta molto vicino. Io saluto tutti voi e vi auguro di continuare la festa, anzi ci sarà da altri 9 giorni, mi pare, no? Solo un saluto veloce a tutti i presenti alla nostra sagra di San Rocco qui a Lucinico.
e in particolare ai gruppi di danzerini che provengono dalla nostra regione, se non dico male. Ecco, che questa sera fanno festa con noi per questo bellissimo traguardo dei 95 anni di fondazione, anche se mi permetto di dire si guarda ormai già al numero con tre cifre, no? Dove la festa credo, ecco, sarà ancora più grande. Io è un piacere ovviamente ospitare, no? Anche negli spazi parrocchiali, ecco, questa serata, perché come è stato detto le associazioni vanno sostenute, sono l'anima, diciamo così, di un paese, e così avete dato, state dando lustro anche alla nostra sagra, no? Il fatto di cominciare con questa bella serata credo dà importanza a queste giornate di festa che vivremo. Tanti auguri al nostro gruppo dei danzerini, naturalmente anche gli altri, un buon proseguimento delle vostre attività in attesa dei 100 anni. Tanti auguri, buona serata a tutti. Accogliamo veramente di cuore questo. Anche noi abbiamo, io e Tiziano, abbiamo il piacere di portare il saluto dell'UGF nella persona del presidente Claudio Degano, che non è qui questa sera, e del resto dell'organo di amministrazione. Noi siamo due consiglieri ma anche due danzerini. Queste attività sono sostenute attraverso l'UGF, però dalla regione Friuli Venezia Giulia, sostiene l'attività dei gruppi e grazie a queste cose si riesce a fare qualcosina, ma sono importanti anche il sostegno di altre associazioni come dicevamo prima. E un complimenti al gruppo di Lucinico che ha saputo raccogliere qui questa sera altri gruppi del Friuli, siamo in diversi ed è una serata di festa, e quindi buona serata a tutti, grazie. No, facciamo video. Abbiamo Emily, la grande campionessa di motocross, prima, vero o no? Emily, allora adesso quando ti vediamo? La prossima stagione ritorno. Ah, ritorni presto allora? Sì. E la piccolina come si chiama? Come ti chiami? Ginevra. Ginevra! Chi saluti Ginevra? Chi saluti? Ciao. Bon, Emily, ti saluto, ci vediamo. Ciao. Oggi si usava tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e colpisce sia nella versione femminile che in quella maschile per il contrasto di colori. Oggi il costume indossato dai danzerini si rifà agli abiti femminili indossati a Poffabbro nella zona di Maniago. È composto da un'ampia gonna formata da 11 teli di lana. Come riprende alcune caratteristiche degli abiti dei giorni di festa utilizzate dalle popolazioni contadine del Friuli orientale nel XVIII secolo. Anche i tessuti sono quelli utilizzati nello stesso periodo: lino per le camicie, seta per i panciotti e per il vestito delle donne. Benvenuti al gruppo Michele Grion. Gruppo folclorismo. Il tabin, nome che deriva da un tipo di seta. Veniva usato generalmente in occasione delle nozze e dei grandi festeggiamenti. L'abito comune, invece, che riprende la foggia del tabin, era confezionato in cotone o lana a seconda della stagione. Descrizione di corredi della metà dell'Ottocento, di gente appartenente al ceto popolare dell'Alta Valtorre e del Cornacco, e veniva utilizzato durante le giornate di festa. L'abito femminile è ricostruito prendendo come modello una delle statuine del presepe delle suore Orsoline di Cividale. È un abito da festa di una donna contadina di inizio Ottocento. Sono presenti tessuti e accessori non di realizzazione casalinga importati in Friuli dall'estero. Fine del 1800 sono molto semplici sia nella foggia che nelle stoffe. Quello femminile è costituito da una camicia di lino, una sottogonna per lo più a quadri di vari colori e due grembiuli. Sul capo un fazzoletto bianco con intarsi e bordi ricamati, sulle spalle uno di seta di vari colori.
valorizzazione degli abiti indossati per le feste e per gli appuntamenti importanti, matrimoni, battesimi, tra la fine del 1700 e i primi del 1800. Nota particolare per quello femminile, caratterizzato dai valori vivaci della cintura, dal gilet e dal fazzoletto, in netto contrasto con l'abito nero quasi monacale. Buonasera, ben arrivati. Voi non immaginate, ma la fattura di questi vestiti è veramente un progetto ed è la realizzazione di numerosi studi e un'evoluzione anche nelle stoffe che non è facile trovare sul mercato. I costumi rappresentano l'abito di festa e riprendono varie zone del Friuli, poiché nella città di Udine non c'era un vero e proprio abito tradizionale. Nel dettaglio, l'abito femminile proviene dalla Valresia e in quello maschile il pantalone viene dalla zona di Poffabbro e il gilet dalla zona della Valresia. Buon arrivato. Il gruppo Michele Grion di Capriva. Il gruppo Santa Gorizia. Gruppo folcloristico di Magnano e Riviera. Gruppo folcloristico Gli Sprimulis di Zampis di Pagnacco. Gruppo folcloristico Pasian di Prato. Il gruppo folcloristico Varresia. E per ultimi, ma solo per l'ordine alfabetico, il gruppo folcloristico Stelutis di Udi. Bene signori, adesso mi hanno dato un impegno non semplice, cioè presentare il gruppo di Lucinico a casa loro. Allora chiudiamo qua il servizio con la festa a Lucinico, che ho anche raffreddore. Ciao, gli starnuti, non raffreddore. Ciao a tutti. Chiudo qua con la 15ª sagra di San Rocco di Lucinico e vi ricordo che è aperta fino al giorno 18 di agosto e con la festa di danzarini per i loro 95 anni di attività.